Parliamo di derivate e di funzioni. Proponiamo degli esercizi a risposta multipla a cui l'alunno dovrà rispondere indicando la risposta corretta. Allora, slide numero 1. L'esercizio è il seguente. Quindi scegli la risposta che ritieni corretta e poi fai clic su conferma. Allora, intanto la domanda è la seguente: la derivata di una funzione in un punto, se esiste, è un angolo, oppure il rapporto fra l'ordinata e l'ascissa del punto, la retta tangente alla funzione in quel punto, un numero, una funzione. Ecco, dalla teoria ricordiamo all'alunno che la derivata rappresenta il limite del rapporto incrementale, se esiste ed è finito. E rappresenta, abbiamo detto anche dal punto di vista geometrico, la pendenza della retta tangente. Quindi non può essere un angolo, escludiamo la prima, non può essere un rapporto fra l'ordinata e l'ascissa del punto, escludiamo la seconda, la retta tangente alla funzione in quel punto non è una retta tangente, ma è la pendenza della retta tangente. Quindi escludiamo anche questa risposta, escludiamo anche una funzione. Esiste la funzione derivata, ma in un punto la derivata rappresenta, abbiamo visto se esiste, un numero, quindi si segnerà la risposta un numero. Passiamo alla slide numero 2. Scegli la risposta che ritieni corretta e poi fai clic su conferma. Allora, è dato il grafico della funzione in figura, possiamo affermare che la funzione A è una cuspide in A. Ha una cuspide in A, A è questo punto. È chiaro che non è una cuspide abbiamo visto che ha un grafico particolare, rivolto, si parla di cuspide verso l'alto o verso il basso, ma qui abbiamo intanto un salto, una discontinuità in A, possiamo vedere che è di prima specie. Una cuspide in B più che di cuspide possiamo notare la presenza di, diciamo, due tangenti, ricordiamo che possiamo pensare a una tangente verticale, tangente alla semicirconferenza e un'altra tangente, se vogliamo, a questo tratto di curva che potrebbe rappresentare un ramo di parabola, quindi nel punto B si esclude la cuspide, oppure continua ma non derivabile intervallo 0B, che significa da qui a qui, includendo lo 0 e B, la funzione non è continua. Poi dice continua ma non derivabile, intanto non è continua, ha un punto stazionario in A non esiste alcun punto stazionario. E ricordiamo che la funzione in A ha questa caratteristica. Leggendo il grafico, la funzione ha questo ramo, poi in A ha questo valore indicato col pallino nero, poi diventa una semicirconferenza e poi assume questo ramo di curva. E continua ma non derivabile in B. Ebbene, nel punto B essa è continua ma non derivabile perché abbiamo una derivata a destra diversa dalla derivata a sinistra e quindi non è derivabile nel punto B. E segneremo questa come risposta esatta. Passiamo alla slide successiva. Ecco, qui dice il rapporto incrementale della funzione meno x quadro più 2x meno 3 relativo al punto x0 uguale a 2. Ecco, qui intanto ricordiamo cos'è il rapporto incrementale, il rapporto delta y fratto delta x tra variazione di ordinata e variazione di ascissa, ovvero f, quindi la funzione calcolata nel punto x0 più h, quindi in questo caso sarebbe 2 più h. Dovremmo noi sostituire al posto di x 2 più h, qui e qui, qui sarebbe elevato al quadrato, quindi meno 2 più h tra parentesi al quadrato e qui 2 per aperta parentesi 2 più h. Calcoliamo il valore di tutta questa funzione per x uguale a 2 più h e poi sottraiamo il valore che essa ha nel punto 2, ponendo al posto di x 2, il tutto diviso h. Facendo queste operazioni, questo valore è escluso, questo è escluso, questo è escluso, questo è escluso, il risultato è meno h meno 2. Quindi ricordiamo sempre la definizione di rapporto incrementale delta y fratto delta x. Quindi delta x corrisponde ad h al denominatore, mentre al numeratore il delta y è il valore della funzione del punto 2 più h perché x0 uguale a 2. Quindi qui dovremo porre 2 più h al quadrato e qui 2 più h che moltiplica 2, meno il valore della funzione nel punto 2. Ponendo 2 al posto di x avremo come risultato meno 3. Quindi il risultato è meno h meno 2. Passiamo alla slide successiva. Ecco,
E anche ultima, qui ci viene chiesto se il rapporto incrementale della funzione meno 2 fratto x relativa al punto x0,2 è uguale a una di queste quattro, diciamo, alternative. Anche qui l'uno deve fare un piccolo calcolo, cioè ricordare che delta x è uguale ad h e che delta y è il valore di questa funzione, ponendo al posto di x 2 più h, meno il valore della stessa funzione, ponendo al posto di x il valore 2. Facendo i calcoli, il risultato è 1 fratto h più 2. Allora, diciamo che con questa slide e con questi esercizi proposti di esercizi a risposta multipla finiamo la lezione. Si continuerà a fornire altri esercizi analoghi per esercitare uno anche in vista di una prova d'esame. Parliamo naturalmente di terza prova. Per ulteriore approfondimento si invita l'uno a consultare materiali di approfondimento che troverà sul sito matevetrack.blogspot.it. Fine della lezione.